senza pensare che invece le cose che vi accadono non soltanto potreste evitarle, ma soprattutto potreste trasferirle nello spirito. Ricordatevi che tantomeno meditate, e tantomeno pensate, e tantomeno, direi, fate intervenire il vostro io profondo, a tanti più guai andrete incontro, per una legge spirituale irrevocabile. Perché? Perché se è vero che da una parte c'è un corpo che si muove in maniera autonoma, con la sua piattaforma psichica, dall'altra però c'è uno spirito che attraverso l'inconscio pressa perché si svolgano in fondo le esperienze congeniali al suo programma. E queste esperienze congeniali non è vero affatto che sono esperienze dolorose, sono spesso semplicemente esperienze di osservazione. Spesso lo spirito viene in terra semplicemente per osservare, semplicemente per recepire certe informazioni, e se voi non gliele date, perché il vostro corpo, supponiamo, vegeta allegramente e non si preoccupa di far passare le informazioni, lo spirito pressa tanto da spingere attraverso l'inconscio a promuovere una coordinata di azioni che sul piano pratico sono le cose spiacevoli della vita. E voi questo non lo sapete, non ve ne accorgete, non ve ne date conto di tutto questo. Lo spirito non è altra possibilità che semplicemente stimolare l'inconscio, non può intervenire sulla vostra coscienza perché non ha questo ponte diretto. E allora l'inconscio pressa, ed ecco che allora nascono stimoli che creano situazioni, situazioni che possono essere piacevoli e spiacevoli, cioè nascono un po' a caso, intendiamoci bene, sono semplicemente spinte dello spirito per ricevere certi messaggi. E d'altra parte, voi questi messaggi come li potete rimandare allo spirito? Attraverso quella digestione dell'esperienza, la quale è l'unica che può tramutarsi in quel segnale, e cioè in quella traduzione di simbolo che poi va allo spirito. Se questa operazione non viene fatta, o viene fatta in maniera labilissima e inconsapevole, lo spirito resta privo di questi messaggi. Quando si accorge che la vita sta per finire, per esempio, oppure si accorge che è trascorsa una parte della vita e i messaggi non li riceve, ecco che allora noi diciamo, secondo un nostro uso, scompagina la vita, con tutte le ripercussioni di ordine pratico sulla vita, intendiamoci bene. E questo non è né una cattiveria, né una, come dire, una indifferenza dello spirito, è soltanto una necessità. Ma d'altra parte io continuo a ripetere un discorso che ho fatto molte volte. Il corpo vostro non è assolutamente niente. Il fatto che voi attribuiate allo spirito, per esempio, certe responsabilità, in questo caso voi direte, è allora lo spirito che un po' cattivamente, diciamo, ci mette mano perché accadono certi fatti magari spiacevoli. Ma il vostro spirito siete voi, amici miei. E questo è il punto che voi non riuscite a capire. Il vostro spirito siete voi. Quando io parlo e voi recepite interiormente il messaggio, cioè in termini brutali e terrestri, afferrate il senso del discorso e vi compartecipate emozionalmente, cioè dire riconoscete che è la verità, in questo momento è il vostro spirito che vibra, che sta ricevendo un messaggio, ma purtroppo questo messaggio lo sta ricevendo da me. E non deve accadere questo, perché il vostro spirito non ha bisogno di me, o se ha bisogno è per altra via, ma di me certamente no, perché il vostro spirito ha bisogno della vostra vita in questo momento che siete in terra, ha bisogno della vostra vita, ha bisogno che il vostro corpo si muova in una certa direzione. Ed ecco che allora, quando voi apparentemente rifiutate, oppure vi ribellate, siete voi spiriti che fate così, e non vi accorgete che quando parlate voi non siete niente, non rappresentate niente, voi siete materia, punto e basta, siete simile a qualsiasi altra vita della terra,
simili agli alberi, ai fiori, e simili alle nuvole o simili al terreno. Cioè, voi rappresentate zero. Ciò che conta è soltanto il vostro spirito. E dunque io mi rivolgo al vostro spirito, ben sapendo però che non può nulla. Mi rivolgo però contemporaneamente a questo zero che voi siete. E so che è uno zero momentaneamente importante, perché è un'antenna radio la quale ci necessita in questo momento. Badate che è un discorso egoistico che sto facendo, ma lo sto facendo in nome dei vostri spiriti, perché i vostri spiriti, voi ed io, siamo uguali. Voi siete in terra in questo momento, io ci sono stato prima, ed è la stessa cosa. È un discorso egoistico. Se questi corpi vostri non ci danno quel che ci necessita, le nostre vite in terra sono vite inutili. Ora, poiché voi avete una piattaforma psichica, la quale è abbastanza organizzata, diciamo, e c'è un'intelligenza abbastanza ricettiva anche a problemi che non dovrebbe ricevere, che non gli sono congeniali, ma che diventano congeniali proprio perché avete un buon rapporto attraverso l'inconscio con lo spirito. Ebbene, io mi rivolgo contemporaneamente all'egoismo insito nel bios della vostra esistenza. Se voi vivete nella maniera come io vi ho detto, questo corpo materiale, questo corpo zero o questo albero a quattro zampe vivrà meglio, vivrà senza passare molti guai, vivrà con più pace, vivrà più placido, soddisferà meglio i propri bisogni, direi materiali. E dunque un discorso egoistico che vale sia per il corpo sia per lo spirito. Ma questa è una cosa che stranamente gli uomini non sono mai riusciti a capire. E cioè, c'è stata veramente una sorta di censura. E sono venuti naturalmente anche i profeti, e sono venuti anche i grandi maestri a dirvele molte di queste cose, e forse ve le han detto in una maniera troppo oscura, e le avete capito a modo vostro. Cioè, le avete capito nella maniera logica in cui potevano capirle i corpi, sfruttando cioè le idee per la supremazia dei corpi, nascendo così al posto della ragione la politica della ragione, e quindi l'organizzazione sociale non si è impiantata sui principi naturali della vita in confronto all'altra vita, ma si è impiantata come se questa vostra vita fosse una vita eterna, direi, in cui l'egoismo è prevalso e le razze forti e gli uomini forti delle razze forti sono prevalsi sugli uomini più deboli, capovolgendo tutto il rapporto dell'esperienza, e vi trovate a vivere come vi trovate, più come se doveste stare in eterno sulla terra che se invece doveste venire qui da noi. E questo è il punto. Ma voi tradite voi stessi, cioè tradite il vostro spirito. Voi siete degli esseri soli, ricordatevelo, e quando avrete lasciato il corpo vi ritroverete qui insieme a noi, e insieme continueremo questa discussione. E naturalmente voi direte le stesse cose che sto dicendo io, e direte: mio caro Andrea, purtroppo tu avevi ragione, ma il nostro corpo è vero, era ormai organizzato in un certo modo, non abbiamo avuto il coraggio di mutare la nostra vita, di capire meglio le nostre esperienze. E io dirò: va bene, sì, però se certe cose vengono capite, bisogna allora creare uno sforzo per superarle. E come si crea questo sforzo? Vedete, qualcuno dirà: ma io potrei non avere la volontà di tutto questo, ormai abituato a vivere da tanti anni così, non posso cambiare la mia vita. Non è vero. Anzitutto bisogna ritrovare il proprio spirito, ricreare un rapporto profondo con l'io profondo. Quando questo rapporto è creato, tutto diventa più facile, perché allora le ragioni e gli stimoli cominceranno a rinascere da soli, spontaneamente, dentro di voi.